Animali fantastici e dove trovarli? Oh, ma perché non si vede un c***o questo coso? Ah, solo su Bastardi senza cinema. Allora, benvenuti a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti, benvenuti e benvenuti. Bene, dopo aver ripetuto 3-4 mila volte, sì. Benvenuti, cosa possiamo annunciare? Questa recensione che noi attendevamo di fare da molto tempo, che in realtà la facciamo solamente adesso perché abbiamo visto il film settimana scorsa. Esatto. Di un film molto atteso da tutti, non solamente dal sottoscritto e da questo signore qui che non vedete inquadrato, ma che è al mio fianco e che interverrà in maniera molto precisa e diretta in questa recensione. Ebbene, io sono Mr. Y. Lui rap. È rap, noi siamo i Bastardi senza cinema. Dopo questa brutta figura con l'apertura del video, sigla e poi recensione. L'universo creato da J.K. Rowling torna a far parlare di sé. Lo spin-off diretto da David Yates, regista degli ultimi 4 episodi della serie cinematografica di Harry Potter, I Doni della Morte, Il Principe Mezzosangue e L'Ordine della Fenice. La particolarità di questa produzione vede la scrittrice J.K. Rowling nei panni di sceneggiatrice. Bravo. Bene, come vi ho appena segnalato con la mossa a sorpresa, il nostro caro amico rap ci introdurrà appunto delle questioni da sottoporre alla nostra comune attenzione, ma prima iniziamo con il parlare della trama del film, che non prende spunto da alcun libro preesistente. Non esiste un materiale cartaceo tranne un libricino creato dalla Rowling molti anni fa per beneficenza, ma in realtà il film prende spunto appunto dall'immensa fantasia di questa autrice geniale che ha ideato appunto la saga più venduta nella storia della letteratura globale. Ebbene, un film interessante ed intrigante perché è una storia divertente, molto fantasy, che prende spunto anche dal cinema classico, il cinema degli anni 20 e degli anni 30, raccontando le vicende di questo magizoologo del mondo della magia, possiamo dire, il signor Newt Scamander, interpretato abbastanza bene da Eddie Redmayne, il premio Oscar per il film La Teoria del Tutto, e che ci si presenta. Ricordiamo anche che ha fatto... ultimamente un altro film, The Danish Girl. Anche, per il quale tra l'altro hanno impiegato almeno 4-5 anni per girarlo. L'hanno potuto girare solamente dopo aver vinto l'Oscar, appunto grazie alla spinta propulsiva che la fama dell'attore protagonista ha dato appunto al film, al progetto che stava inseguendo da molti anni. Diciamo che nelle interviste che hanno preceduto l'uscita del film, davvero Redmayne ha parlato tantissimo, ma Ve ne parleremo dopo. Prima torniamo sul tema del giorno di oggi, appunto il film e la trama. Andiamo con la trama, ovvero il magizoologo Newt Scamander arriva a New York nel 1925, ha una valigia, una 24 ore che contiene decine di animali fantastici, animali meravigliosi che il signor Hagrid amerebbe alla follia. E questo perché Newt Scamander, come Hagrid, adora gli animali, al contrario di tutti gli altri maghi del mondo che in realtà sono terrorizzati da qualsiasi cosa, da un'ombra dietro l'angolo addirittura. Soprattutto in America vivono lontani dalla realtà dei nomag, come chiamano appunto i babani, che io non ho mai capito perché hanno chiamato in italiano babani, che in realtà mi ricordano i babà, però vabbè. Questo a me ricorda babbo, però vabbè. Vabbè, il comunque, termine è un po' dispregiativo. La realtà presentataci dall'accoppiata Rowling e Yates è molto interessante perché nella saga di Harry Potter non avevamo mai potuto vedere com'era organizzata la società magica nel passato e soprattutto faticavamo a comprendere in realtà le motivazioni dei cattivi, soprattutto Grindelwald, che appariva come un personaggio storico sullo sfondo, compare solamente nell'ultimo libro e negli ultimi due film, se non sbaglio, in uno degli ultimi due film, cioè parte 1 e parte 2 dei Doni della Morte. Ma comunque, Grindelwald viene messo in causa, appunto viene citato in causa in questo film e interviene come un'ombra, diciamo, sullo sfondo, ma alla fine compare. Il merito di questo film è anche il saper raccontare appunto le origini di un cattivone così affascinante, nonostante sia praticamente sconosciuto ai più. Ebbene, il nostro Newt Scamander perderà tutti gli animali, si farà aiutare da una ex Auror del Ministero della Magia, sì. si farà aiutare da
un ex Auror del Ministero della Magia americano, da sua sorella, che è una legilimens molto abile, e da un Nomag molto simpatico e soprattutto disposto ad aiutare davvero una realtà, persone che provengono da una realtà alla quale faticherebbe chiunque a credere. Poi diciamo che il punto debole è la scarsa caratterizzazione degli antagonisti, questa setta di Salem che persegue appunto gli stregoni, le streghe, gli stregoni come appunto il male da sconfiggere, è abbastanza patetica nella sua descrizione, nella sua ricostruzione. Forse perché è stato trattato poco. No, più che altro perché deve nascondere la realtà che è molto più profonda e più interessante, che ovvero innanzitutto il complotto presente all'interno del Ministero della Magia americano, appunto caratterizzato da questo Colin Farrell così... due facce, possiamo dire, così ambiguo, che fin da subito, diciamo, colpirà la nostra immaginazione con una certa antipatia. E poi, perché arriva questo argomento della magia rinnegata, con queste entità che vengono chiamate... Aiutami. Aspetta. Come si chiamavano? A few moments later. Obscurus. Esatto. Soprattutto nasconde questa realtà, ovvero gli obscuriali. Ecco. Gli obscuriali. Ovvero gli obscuriali, una magia, una maledizione, potremmo dire, una malagia. Una malagia, mi piace questo te. Nuovo termine, Accademia della Crusca, se ci sei... Malagia. Facci sapere. La malagia è una magia cattiva. No, beh, gli oscuriali naturalmente sono delle reazioni umane molto spontanee, dettate appunto dalla paura e dal terrore nei confronti appunto della magia stessa che uno possiede, una persona può possedere, e quindi è anche uno dei motivi più interessanti di questo film, perché vanno a spiegare cosa è successo effettivamente alla sorella di Albus Silente e al legame profondo che c'è tra Grindelwald Silente e soprattutto la curiosità nei confronti appunto di questa interessante forma di magia, potremmo definirlo in questa maniera. Dunque lo scontro tra le parti in causa si farà sempre più interessante, ci sarà tanta azione, tanta magia, la magia sarà splendida. Forse erano film di Harry Potter che non vedevamo una magia così ben realizzata, ed è interessante anche l'avventura, il tema dell'avventura che caratterizza appunto questo film, dandogli un tono magari più avventuriero, potremmo dire, appunto con le vicende di questo individuo molto particolare che ricorda tanto è vero l'espressività non espressiva di un Buster Keaton, l'inadeguatezza appunto di un Chaplin, e quindi le varie citazioni cinematografiche, soprattutto legate al cinema classico, ci permettono di assistere ad una pellicola interessante, attraente, divertente, che pur essendo destinata ad un pubblico comunque minore, infantile, potremmo dire, perché alla fine si tratta di un fantasy, riesce, pur avendo questo target, a intrattenere soprattutto coloro che sono cresciuti con le serie di Harry Potter, la saga di Harry Potter, soprattutto appunto grazie a questo lavoro di trama sulla storia che permette di incastrarla nel passato, raccontata appunto la storia della magia prima di Harry Potter. La bellezza di questo film è la sua capacità di intrattenere tutti senza lasciare nessuno insoddisfatto praticamente. Le critiche negative sono pochissime non a caso, questo perché appunto è un film dei più riusciti di Yates, questo è poco ma sicuro. E soprattutto è un film che regala delle risposte, ci dà delle risposte, e soprattutto, come fa un buon film che introduce una saga, come deve fare, ci pone dei quesiti, ci lascia dei dubbi, delle domande alle quali dobbiamo dare risposte, soprattutto nei film successivi, che saranno tra i 4 e i 5, e quindi vedremo accadere di tutto e di più, scopriremo cosa ne sarà appunto di Newt Scamander, cosa ne sarà di questo cattivone Grindelwald, del suo rapporto con Silente, perché fino ad allora non c'era stato uno scontro preciso tra Grindelwald e Silente. E soprattutto Grindelwald a quanto pare non aveva ancora la bacchetta di Frassino, quindi dobbiamo vederlo ancora con la bacchetta di Frassino, l'arma suprema per eccellenza in mano. Quindi davvero sono tante le aspettative per i possibili seguiti. Infatti... Ma soprattutto grazie a questo film abbiamo una caratterizzazione dei personaggi intrigante, perché pur dando poco, perché comunque un film è poco per caratterizzare un personaggio
complesso come appunto quelli che si presentano all'interno del film, perché non sono personaggi monocolore, non sono personaggi piatti quelli che appaiono in questa Infatti, storia, Newt sono dei personaggi Scamander interessanti. lo stiamo incominciando in questo Esatto. episodio a conoscere. Soprattutto ci hanno fatto conoscere più Newt Scamander che gli altri. Esatto, ma soprattutto parlando di nuovo di Grindelwald, che è sicuramente la grande sorpresa ed è la grande attesa per i seguiti, ci lasciano delle piccole tracce che ci portano appunto ad una parziale caratterizzazione del personaggio. Questo perché. Nel duello finale, Grindelwald. Prima e durante il duello contro l'Obscuriale e i maghi, non ricorre mai a magie letali, non ricorre a maledizioni. Come si comporterebbe Voldemort al suo posto? Voldemort seppellirebbe tutti di maledizioni e li ucciderebbe dal primo all'ultimo. Perché Grindelwald è un personaggio diverso, per questo è più affascinante di Voldemort. Perché Voldemort è l'emblema del cattivo, il cattivo malefico e malvagio al 100%. Grindelwald invece ha delle motivazioni dentro che possono essere più nobili e soprattutto più intriganti rispetto a quello del voler essere il numero uno, voler essere immortale, voler essere il Cell di Dragon Ball Z che ci ha rotto le scatole e quindi. Il mister senza naso se ne può stare tranquillo, quieto in un angolino perché abbiamo finalmente un cattivo che, nel vero senso della parola, magari non incuterà il timore di Voldemort, però saprà interessare perché Voldemort alla fine è analogo a un Sauron del Signore degli Anelli, un occhio nello sfondo che non fa niente in pratica, perché Voldemort non fa niente. È il cattivone per eccellenza della saga di Harry Potter, eppure. Noi non lo temiamo mai, non lo temiamo mai perché sappiamo che verrà sconfitto. Grindelwald è diverso, Grindelwald è un personaggio in costruzione, un personaggio dotato di forti motivazioni, è un personaggio che si cala in una realtà, quella del periodo dei nazifascismi, che può trarre spunto, dargli spunto per le proprie ideologie e non uccide quei maghi perché appunto ha fiducia nella razza magica, vuole e lotta per una supremazia della razza magica sulla razza non magica. Quindi è una questione razziale, è una faccenda più interessante e più importante rispetto al volere essere il numero uno in pratica. Detto questo, il film lo promuoviamo a pieni Sì. voti. Caro Rep, hai qualche intervento da fare al riguardo? Allora, devo dire che il film si presenta come uno stand-alone. In caso abbiate letto i libri, ci sono sorprese, qualche colpo di scena riservato. Mi sono divertito, onestamente. E l'uso, ci sono stato, l'uso dei cliché. È stato abbastanza intelligente, Giudizioso, non giudizioso. giudizioso. Ad esempio, come lo scambio della valigia o con un vedo e non vedo. Molto bella la scena del bacio sotto la pioggia. Molto interessante, molto Forse mi ha bella. ricordato un po' Singing in the Rain, anche se non l'ho visto, ho visto delle clip. Beh, come ti ho detto, questo è un film che si basa Su fortemente sul cinema citazioni. classico. Quindi è un'esperienza interessante guardarlo, per questo lo consigliamo. Perché passare 2 ore di intrattenimento intelligente in questo modo è tempo ben speso, Sì. soldi ben spesi, e quindi consigliamo a tutti di andare a vedere e soprattutto di portare magari la propria ragazza, perché magari ci scappa la pomiciata. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto. E iscrivetevi al canale, mettete mi piace al video. Soprattutto condividete, se l'avete trovato interessante questo video, condividete il video. Sono lieti di discutere con voi Sì, molto su. pacificamente. Abbiamo molto di cui parlare, quindi se avete qualche domanda, se volete esporre qualche opinione, siamo sempre liberi e possiamo ascoltare chiunque. Detto questo, grazie per l'attenzione, grazie per aver visto questo video. Beh, cosa possiamo dire? Ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Ciao, alla prossima! J.K. Rowling. Ok. Allora, sicuramente vi starete chiedendo in questo momento cosa stiamo facendo qui. Noi onestamente non lo sappiamo, sappiamo solamente di essere ciò che non possiamo mai essere, perché essere o non essere, questo è il dilemma. Ma sicuramente cogito ergo sum, quindi io penso un ca... Ma sono. Cioè, sentite.
Cioè, mi hai fatto alzare. Perché non parli? No, questo poi alla fine del video lo voglio vedere. Seri?